Niente partenza col botto per l'Alma. In una gara più simile a uno scontro playoff che a una prima di campionato, Trieste non è riuscita a completare la buona prestazione offerta. Chiaramente candidata alla promozione. Peccato soprattutto per quella partenza lanciata che sembrava uno spot promozionale per i 4.900 tifosi. Stefano Bossi, il trascinatore della prima posizione, mentre allo spettacolo ci pensa il muscolare Ivanko Grilli. Si presenta con una schiacciata per una mano in reverse. In difesa la concentrazione con diversi recuperi e conseguenti contropiedi. Previsa una squadra rivale, soprattutto con Jesse Perry, ma sono Negri e Saccaggi a permettere il rientro dei veneti sul 22-19 dopo la lunga Giuliano. Nel secondo quarto si sblocca anche Parks alla prova del nuovo ruolo di esterno. Il progetto alla piccola è quanto mai sensato, specie se si pensa in prospettiva. Jordan ha pure l'intelligenza di non voler strappare all'avvio. Per 5 minuti buoni però la spinta propulsiva di Trieste si blocca con mattonelle dalla lunga distanza e palle perse che favoriscono i trevigiani. I ragazzi di Pillastrini trovano il più 4 sul 32-28 e ci vuole una tripla di Pecile e un piazzato di Simioni per chiudere sotto di una sola lunghezza il riposo lungo. Nella ripresa Bossi riprende da dove aveva iniziato, subito il sorpasso con una tripla e velocemente a canestro per il 40-36. Il play nostrano, che chiuderà con 20 punti, è in forma smagliante, ma il gruppo italiano di Treviso non è da meno, quindi bravo a tenere a contatto i suoi. In una gara dal punteggio basso, piena di forze pure e con tanta fisicità, Parks prova a dare la scossa, un inquadrato da urla in attacco e una scoppia. Ma la De Longhi rimane aggrappata alla partita, lo farà sino ai due minuti finali, dopo aver riposato alle accelerazioni di Jordan Parks, che nell'ultima frazione prende letteralmente per la sua tripla e le conclusioni vicino al canestro però vengono neutralizzate dai colpi di Perry e Fantinelli. Nei 140 secondi finali sale in cattedra il protagonista meno probabile, il giovanissimo playmaker Moretti. Mette 10 punti in fila che portano Treviso al massimo vantaggio nella partita, sul 62-68. È ancora Picasso a tentare il miracolo con una tripla e due liberi, ma non basta. Bandiera bianca per l'Alma, ma tanti motivi, specie considerato che, al di là del rientro di Baldasso, diversi effettivi devono ancora entrare nella forma migliore.